What do you mean? Siamo già pronti con il prossimo ospite, Ausilia Cosentini dell'associazione della cooperativa Proxima. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, a Ragusa Ibla dal 2 al 5 dicembre si è tenuto un convegno, Romania andata e ritorno, che ha proprio affrontato il delicato tema del sfruttamento degli immigrati rumeni nelle campagne Ible della fascia trasformata. Sì. Come cooperativa voi vi occupate proprio di questo, un convegno che ha visto partecipare più voci, le istituzioni, le forze dell'ordine, sì. Quindi un momento di confronto importante. Sì. Allora, sì, è vero, la cooperativa Proxima si occupa proprio di questo, in effetti è un ente accreditato proprio per la realizzazione di programmi di emersione, assistenza e di integrazione sociale rivolti proprio a vittime o potenziali vittime di tratta, di grave sfruttamento. Noi ci occupiamo di questa tipologia di fenomeno anche nel nostro territorio ovviamente ed in particolare attenzioniamo la fascia trasformata, per capirci quel territorio compreso tra i comuni di Vittoria Gata e Santa Croce, che è caratterizzato da una coltura perenne e non stagionale proprio grazie all'installazione delle serre. La provenienza della manodopera impiegata in questo comparto è per la maggioranza di origine straniera e tra tutte le comunità presenti la comunità romena è quella maggiormente presente, soprattutto dal 2007, anno in cui la Romania è entrata a far parte dell'Unione Europea. Quindi insomma diciamo che noi attenzioniamo tutta la comunità straniera, però ci è venuta l'idea di dedicare un momento di approfondimento proprio alla presenza della comunità romena nel nostro territorio, perché abbiamo modo di quotidianamente con i nostri servizi di vedere come sia la comunità maggiormente presente. E, diciamo che un elemento da considerare molto importante è che solo con l'arrivo della comunità romena nel nostro territorio si è assistito anche a una femminilizzazione del lavoro agricolo in serra, perché sono impiegate anche le donne che svolgono le stesse attività degli uomini, comportando quindi una serie di problematiche che abbiamo affrontato in questo appuntamento molto ricco che dicevi tu prima. Qual è la situazione che si trovano proprio a vivere? Allora, diciamo che proprio il motivo per cui abbiamo pensato di fermarci a riflettere su questa realtà è dovuto al fatto che volevamo porre attenzione, far riflettere e anche ragionare in particolare sulla condizione di isolamento, la condizione di vulnerabilità che vivono le comunità straniere presenti nel nostro territorio ed in particolare appunto la comunità romena. Abbiamo diciamo, avuto dei momenti di confronto e di studio con esperti accademici, con ricercatori dell'Università di Palermo, dell'Università di Firenze, in particolare mi va di porre l'attenzione sulle ricercatrici Alessandra Sciurba e Letizia Palumbo, che ci sono state molto vicino già prima, già da 3-4 anni che insomma ci confrontiamo parecchio su questa tematica e ci sono di aiuto e di sostegno. E quindi da qui insomma ci è venuta l'idea di, osservando un po' le caratteristiche di questa tipologia di immigrazione, che è un po' diversa perché il migrante rumeno in generale, ecco, io tendo a generalizzare ovviamente, magari non è per tutti così, migra nel nostro territorio con un solo obiettivo, quello di lavorare per poter inviare le rimesse a casa, e questo generando un sistema di sfruttamento strutturato che si fonda proprio sull'assoluta necessità di guadagno di questi lavoratori e lavoratrici che devono inviare periodicamente a casa i soldi per il mantenimento dei figli rimasti alle cure di altri familiari o anche per ristrutturare o costruire una casa. Il sogno di una casa è molto ricorrente. Un'altra particolarità che ha dato l'idea del nome anche del nostro evento è il fatto che la comunità romena migra nel nostro territorio ma periodicamente ritorna in Romania, quindi c'è questo movimento cadenzato di andare e ritornare, che a mio avviso però purtroppo crea una profonda scissione tra ciò che è il loro contesto familiare, sociale, culturale che rimane in Romania e la vita vera, reale, vissuta all'interno delle campagne del nostro territorio, che spesso si esaurisce nel contesto lavorativo, perché purtroppo i lavoratori non solo lavorano ma anche vivono nelle campagne e, dato che il nostro territorio, il territorio in questione, è sprovvisto di mezzi di trasporto, l'isolamento è purtroppo la caratteristica su cui si fonda tutto il sistema di sfruttamento.
E quindi proprio sulla base di questa andare e ritornare, grazie a una nostra operatrice, che è anche una fotoreporter, Francesca Commissari, Stiamo tra vedendo le l'altro, sì, immagini. infatti, ci è venuta l'idea, anzi, in realtà l'idea è venuta proprio a lei, di fare un viaggio in Romania, che ha proprio fatto lei, per insomma, approfondire quali sono i contesti di provenienza delle persone che vivono nel nostro territorio. E la mia collega, oltre ad andare in Romania, anche è ritornata con l'autobus L'ho che viaggiato con sì, ha loro viaggiato con proprio. loro, ha fatto 52 ore di viaggio, ha documentato un po' qual è l'aspetto di partenza, anche il viaggio e poi la vita reale è qui. E quindi da qui l'idea di costruire questo grande evento, questo maxi evento, questo meeting che prevede appunto momenti culturali, momenti di approfondimento, di studio e di ricerca, come sono state in queste 4 giornate in cui sono state presenti appunto anche autorità romene, deputati, senatori, il prefetto, insomma, spero Tutte le di non parti in dimenticare causa, tutte le parti in quindi. causa. È stato trattato il tema sotto vari aspetti, sotto appunto approfondendo il discorso della tratta, della condizione di vulnerabilità, approfondendo anche gli aspetti penali del fenomeno, cioè quali sono i reati penali che si possono configurare in una situazione di sfruttamento e quale ambito di applicazione. In questo ci hanno aiutato gli esperti accademici e anche quali sono le azioni di contrasto delle forze di polizia. Siamo stati ben lieti di avere il comandante Solombrino della Guardia di Finanza o anche il comandante Coassin, il maggiore Coassin dei Carabinieri di Ragusa, e Marco Turchi, il colonnello Marco Turchi, che si occupa di tutela del lavoro anche a livello nazionale, ci ha portato un'esperienza molto, molto importante. L'aspetto culturale di questo evento invece è appunto riconducibile alle Esposizione. foto, all'esposizione che ancora è presente a Palazzo Cosentini Fino al fino al 20 20. dicembre, che invito tutti a visitare perché è molto bella. Abbiamo ricreato anche una scenografia che accompagna l'esposizione, anche un'esposizione multimediale, ci sono anche dei video che vengono proiettati, delle interviste raccolte dalla mia collega in Romania. E poi abbiamo avuto anche un importante appuntamento teatrale, un'opera teatrale, Sera Biserica, che appunto tratta proprio di questo tema, dell'Associazione Santa Briganti, che è stata costruita dal regista Giacomo Guarneri proprio partendo da un'analisi concreta, da una indagine concreta svolta sul territorio, con l'aiuto di testimonianze di persone, di cittadini romeni che lavorano nel nostro territorio degli altri enti del privato sociale come Caritas, che ci ha dato anche un importante contributo all'evento, la Fly CGIL di Vittoria, la Camera del Lavoro, che è sempre molto presente, con i quali collaboriamo quotidianamente. Uno dei problemi quando si parla di sfruttamento dell'immigrazione è anche il fatto che chi viene da queste fasce di povertà non ha neanche poi la percezione di essere Sì. sfruttato e quindi non denuncia la situazione per quello. Sì, in effetti sì, riscontriamo un'assenza di denunce quasi, ci sono pochissime le denunce ed è, come dici tu, dovuto soprattutto alla mancata percezione di essere sfruttati, perché la condizione di partenza è una condizione tale che, insomma, il sogno di venire in Italia è un sogno che, insomma, tende a raggiungere un benessere che poi magari in realtà, quando si rendono conto che non è quello che loro avevano sognato, deludere quel sogno è un percorso molto difficile. E in effetti anche nel meeting abbiamo approfondito anche questo aspetto psicologico. La nostra collega Caterina Melai, la psicologa della struttura, ha dato un importante contributo a questo, perché abbiamo approfondito quali sono gli aspetti psicologici che fondano la condizione di vulnerabilità tale da permettere che questo sistema di sfruttamento si realizzi. Il congresso è stato un momento per fare il punto, per tracciare, diciamo, un bilancio, ma adesso come azioni concrete come si può procedere? Allora, in effetti sì, abbiamo anche approfondito il discorso del tavolo di coordinamento che è stato istituito in prefettura un anno fa. Grazie alla presenza del prefetto e anche di altre parti chiamate in causa, abbiamo rilanciato un po' i punti del tavolo di coordinamento.
il prefetto ci ha tenuto a sottolineare che dobbiamo concentrarci su azioni concrete che in effetti si stanno delineando, come ad esempio l'istituzione di un centro polivalente che si, insomma, dovrebbe sorgere, speriamo, proprio in un luogo vicino ad una parte del territorio in questione, o anche una unità mobile sanitaria che possa girare nelle campagne, perché un problema che abbiamo anche trattato è quello dell'accesso al servizio sanitario, che è molto complicato e difficile per tutta la comunità straniera e in particolare per la comunità romena, che pur essendo cittadini europei non hanno diritto all'iscrizione al servizio sanitario nazionale senza la residenza, residenza che è impossibile avere come requisito dato che vivono in condizioni abitative molto disagiate. E quindi si sono un po' rilanciati questi obiettivi, ma abbiamo cercato di porre l'attenzione anche su altri tipi di obiettivi, ovvero premiare quegli imprenditori agricoli che invece lavorano in assenza di sfruttamento, e ce ne sono, magari con un sistema di sgravi fiscali, piuttosto che magari attribuendo un bollino etico per quei prodotti che vengono appunto prodotti in assenza di condizioni di sfruttamento. Quindi si è parlato di questo e grazie alla presenza al tavolo dell'Associazione dell'Altro Diritto, che insomma ci fornisce le figure esperienti in questo campo, speriamo di riuscire anche se è un percorso molto complicato, e ci rendiamo conto che anche col prefetto conveniamo che è molto difficile arrivare a questo, però in altri territori è stato fatto, quindi noi vorremmo replicarlo anche nel nostro territorio. Io ringrazio Ausilia Cosentini, vi invito tutti alla mostra che sarà ancora presente fino al 20 Sì, dicembre, lo ricordiamo a Palazzo Cosentini a Ragusa Ibla. Ibla, sì. La ringrazio per essere Grazie stata a qua. voi. What do you mean?